ben ritrovati sul mio canale. Oggi è l'ultimo episodio di questa serie speciale per Halloween e vi voglio parlare di come festeggiano Halloween gli svedesi. Innanzitutto, qua Halloween è una festa che è stata importata dall'America, un po' come in molti altri stati, e quindi si festeggia in maniera tradizionale come in Gran Bretagna e in altri stati, quindi ci si traveste, ci si maschera e si va in giro. A Stoccolma il 31 ottobre c'è di solito una grande festa in maschera in città e quindi una parata. Con costumi dove chiunque può partecipare. Quest'anno, ovviamente, a causa del coronavirus non ci sarà nessuna festività pubblica. Halloween, soprattutto qua, è famoso per All Saints, cioè la festa di tutti i santi, che in svedese viene chiamata Allahelgonsdag. Questa è una delle mie festività preferite e io la trovo veramente accattivante e mistica. Si svolge durante l'ultimo weekend di ottobre, quindi di solito il venerdì, il sabato e la domenica. E cosa succede è che gli svedesi si ritrovano nei loro cimiteri per accendere delle candele per le persone che hanno perso. I cimiteri si riempiono di candele e di luci durante la notte e creano un'atmosfera incredibilmente magica. E penso sia davvero qualcosa di unico recarsi in questi cimiteri di notte, molto spesso innevati perché siamo alla fine di ottobre, e ritrovare tutte queste persone che camminano, pregano, semplicemente stanno in silenzio, passeggiano fra di loro e accendono e si godono lo spettacolo di questi luoghi sacri al lume di candela. Il mio posto preferito dove celebrare Allahelgonsdag è sicuramente uno dei cimiteri più grandi e più belli di Stoccolma, che si chiama Skogskyrkogården. È un cimitero che, tra l'altro, è di grande pregio architettonico, infatti è anche considerato uno dei pochi luoghi moderni che sono considerati patrimonio dell'UNESCO europeo. È appunto un luogo meraviglioso e c'è soprattutto una collina che viene utilizzata di solito per disperdere le ceneri, quindi non vi è seppellito nessuno. Ma se non le ceneri di tantissime persone. E questo è un luogo dove chiunque di solito va e accende una candela e il luogo si riempie con centinaia e centinaia di lumicini. Proprio l'anno scorso ho girato un paio di video in Allahelgonsdag a Skogskyrkogården e adesso ho il piacere di farvi vedere come gli svedesi veramente festeggiano Halloween. Vi lascio quindi alle immagini, al video che ho girato. Sono purtroppo pochi minuti perché, essendo un luogo sacro ed essendo un momento molto particolare, non volevo, diciamo, essere inopportuna e fare tantissimi video. Però spero che renda l'idea e che questo vi piaccia. Se state vedendo questo video sabato 31 ottobre di quest'anno, ovvero il giorno di Halloween, e vi trovate in Svezia o a Stoccolma, siete probabilmente ancora in tempo per festeggiare Halloween come gli svedesi, perché di solito loro festeggiano in questo modo anche la domenica. Non è proprio un festeggiamento, ma è un modo per onorare i nostri cari, è un modo che secondo me loro hanno per connettersi con i loro cari defunti in questo weekend, in questo periodo dell'anno così particolare. Vi ringrazio a tutti per l'ascolto, spero che questa serie di Halloween vi sia piaciuta e vi invito a seguirmi su qua su YouTube, lasciandomi un commento, un like e iscrivendovi al canale e su Instagram come pigri23. Grazie e alla prossima!
di Central London. Grazie a tutti.